Ciao ragazzi, eccoci ritornati dal progetto Della cecità, c'è una sedia vuota. Chissà di chi sarà. Scusate per il ritardo, mi chiamo Ibrahim. Sì, vuoi una mano? Sì, grazie, stacca un pezzo. Io dovrei sbagliare il naso perché sennò faccio il video con il cazzo. Allora non fai niente. Vado in bagno. Posso andare in bagno? Sì. Aspetta, non parlo perché soffia il naso. Va in bagno. Sta andando. Ho deciso, a posto. Grazie, l'hai fatto partire. Il ciuffetto, bello. Ok. Buongiorno. Allora, oggi parleremo del progetto che si chiama... Non lo so. Ah, come? Non ti ricordi? No. Dove sei stato tutto questo tempo? Oltre ai muri, viaggio tra i colori si chiama. Alla prossima serata. Serata, è giorno. Serata. Sono felice, di aver, determinato la promozione di questo progetto, perché è nato dall'ascolto di bisogni molto diversi, da istanze importanti di uscire, dai limiti dei propri muri e, individuare uno spazio da vivere pieno di colori, di attività e di un incontro intergenerazionale importante che ha portato a un prodotto bellissimo, ma che ha in sé la bellezza di tutto il percorso che ho avuto il piacere di seguire in prima persona. Ti è piaciuto andare al centro San Gerolamo a dipingere? Sì o no? Sì. Quando finivi di dipingere, giocavi a carte a uno con Roberto, ti divertivi? No o sì? Sì. È stata una bella esperienza inserire questo progetto Murales al Centro San Gerolamo che ha dato un tocco di allegria e di novità. Ti è piaciuto andare al centro San Gerolamo? Sì, perché alle 10:30 di ogni martedì venivano due nonni e ci accompagnavano insieme ai nostri insegnanti al centro in cui dipingevamo. Attraverso i colori ho espresso le mie emozioni. Il San Gerolamo già lo conoscevo. Non mi aspettavo di incontrare ragazzi con disabilità e di dipingere con loro. Mi piace pittorare con i bambini. Sono andata a giocare con i vecchietti. Ti è piaciuto questo progetto? Un sacco! Quando finivamo di pitturare, dovevamo andare in una sala dove si poteva giocare con i nonnini. Abbiamo tipo giocato a dama, briscola, scala 40. E tanti altri giochi, molti. Mi aspettavo di dipingere con lo spray, invece abbiamo dipinto con gli acrilici e anche che dovevamo fare tutto noi, invece c'erano già i contorni fatti a matita dalla professoressa. Visto che sono molto creativa, ho dato il massimo per fare questo murales. È stato molto bello perché non avevo mai provato.
di dipingere sui muri e lo vorrei rifare. Ho incontrato nuove persone, ho incontrato i vecchietti, ho giocato a Scala, Rubamazzetto e a me è piaciuto anche tanto Dama. È stato tutto fantastico. Bellissimo. Aspettavo di conoscere tante persone nuove e dipingere per formare un bellissimo murale per rendere felici gli abitanti del San Gerolamo. Dai. Bene. Comunque mi sono divertita facendo il murales e conoscendo nuove persone e stando a giocare con i ragazzi dell'astronave. Ho fatto tante cose nuove, ma ho dovuto camminare tanto.